Presidente, ci dà un minuto, buongiorno. No, scusa. Solo cosa risponde a Renzi che dice, insomma, vi dovete vergognare per quello che state facendo sulle banche, dopo quello che avevate detto. No. Presidente, solo una... Welcome to my life. Mentre altri hanno sacrificato i risparmiatori salvando le banche e soprattutto i consigli di amministrazione, a noi interessa mettere al sicuro i poveri risparmiatori che non debbano pagare le scelte scellerate delle gestioni che sappiamo bene da dove provengono. Però così le pagano i contribuenti, no? Le gestioni scellerate della banca, diciamo. Attenzione, se noi diciamo che vogliamo salvare i risparmiatori, qualcuno deve mettere mano al portafoglio. E sicuramente questo qualcuno, ovviamente, se interviene lo Stato, e lo Stato sono i cittadini italiani che aiutano altri cittadini italiani in difficoltà. Sono le scelte quelle che contano. Con i soldi dei cittadini italiani si possono aiutare le banche e mandare a picco i risparmiatori come ha fatto il PD, oppure sempre con i soldi dei cittadini italiani aiutare altri cittadini italiani in difficoltà. Però gli strumenti che sono stati stabiliti dal decreto di ieri sono strumenti che, diciamo, ha usato il centro-sinistra nella scorsa legislatura per le banche venete, la garanzia sulle obbligazioni e la recapitalizzazione precauzionale, se ci sarà, è quello usato per Monte dei Paschi. Quindi, come dire, in qualche modo c'è una continuità in questo. Il coltello può servire per tagliare la carne oppure per uccidere, ma sempre un coltello resta, quindi il decreto è lo strumento legislativo che viene utilizzato. Ovviamente le finalità sono state diverse. Loro hanno utilizzato il decreto e quel tipo di impianto normativo per tutelare salotti amici, genitori, per tutelare partiti di riferimento e qualcuno che in quei partiti aveva delle responsabilità. Noi non siamo assolutamente coinvolti in queste opacità. Voi dicevate, no, non paghino le crisi bancarie i cittadini, ma le paghi chi ha avuto responsabilità, quindi anche gli amministratori che hanno portato la banca in queste condizioni. Questo però di fatto non succede, perché se pagherà, pagherà il contribuente. Come si può fare? Non si poteva fare qualcosa di diverso, no, a questo punto di vista? Un'azione di responsabilità verso i passati amministratori, ad esempio? No, perché i soldi non vengono dati immediatamente, è una garanzia. Ok, quindi non vengono dati sic et simpliciter, quindi è soltanto una garanzia che, ripeto, nel momento in cui ti avvali di questo strumento non puoi non dare una garanzia. Se però mi domandi qual è la grande differenza che ci deve caratterizzare, bene, noi dobbiamo inchiodare Banca Italia alle sue responsabilità. Io non voglio un decreto che poi è tana libera tutti e pari e patta. Io voglio sapere perché Banca Italia in tutti questi anni non ha vigilato. O perché non lo ha fatto o perché non è stata capace. In qualsiasi dei due casi la deve pagare, perché non è possibile che finiscano tutte queste partite pari e patta. L'ultima cosa è la soluzione per la banca e la nazionalizzazione, secondo lei? Non ho paura di nazionalizzare una banca.